Io ve la metto tutto a posto. Che facciamo? Ma che palle in mano? Io resto di più! Chi le aveva dato lì il maccherone? Che? Era un cazzo d'arme! Donna Amava, io ho già accompagnato Rituccio a scuola e per strada l'ho già cattato pure una bella cosa perché non ha fatto capriccio. Ma che bella è che la figlia vostra! E che giudizio che ha te! Pare una vichirella! Ma guardami te! Gingale! Vecchia e santa! E come parla bene! Ha proprio una bella pronuncia! Io poi, per scannagliare, l'ha già dimandata. A chi vuoi bene tu? A mamma! Rispondeva essa. E quella è un'adorazione che c'ha per la mamma. E per papà? Che te? Essis! Ma con una pronuncia chiara, chiara! Essis! La tiene proprio bella! Dicono che chiameranno altre classi. Oh, mamma da ridere. Signore, ma che dici? Ti chiami riformata? Io sto dando il pensiero per mio figlio Amedeo. Ti chiama? E chi lo può dire? Ma voi non sapete niente. Poi ho leggere il giornale. Uno vorrebbe pure una confortazione, una assicurazione. E allora io, fatto felice, a varia dice che le bombe non è meno né più, che le classi non è chiaro, e che le automobili mettono in mezzo un'altra volta. E che ne so io? Vabbè, ma voi siete vestiti di scuro. Che c'è zecca, sto ingegnato. Perché quelli che vanno vestiti di scuro sapono quando fernesce la guerra o se ci bombardano o no. No, ma voi avete a che fare con la gente sopra di noi, con l'alto ufficio. Io non parlo con nessuno. Io non so niente. Coraggio dopo quel poco le tre creature. Portato questo orecchino e di mia moglie. E sapete per quando me l'hanno apprezzata? 5.000 lire. Tutte e due? No. Uno solo, l'altro ce l'ho pignorato. E vabbè, voi lasciate mille, che poi che viene la persona, ce la faccio vedere e può essere casa contenta. Donna Mara, io vi devo dare 3.500 lire, resterebbero 1.500 lire. E si resta nella roba vostra. Roba, la potete dare. Ma come no? Vedete, signori, voi siete padrone. Adesso, dunque, se con la destra non si può campare. Sangue da marina, io avevo capito, avevo proprio capito come si deve fare per vivere dignitosamente. Senza ricorrere sempre a questo guaio della borsa nera. Adesso, dunque,
Se con la tessera non si può campare, allora si deve ricorrere a una borsa nera, con il rischio che ti arrestino e che vai carcerato. Ma è sicuro? E come no? E non è che avessimo fatto tutta questa funzione e poi non viene giù. E la sapete da Pip! E io la settimana passata un'ora e mezza dentro lì. Non so fesso e manch'io.